Mettiamo l'idolo qua sopra. Idolo danzante, ecco a te. Ok. Ah, addirittura. Ah, ok, vabbè. Ok, allora, quindi qua si poteva comunque proseguire, forse. Andiamo a vedere. D'accordo, allora, forse questa è solo una via di ritorno. Può essere, no? Beh, in realtà, se questo lo spostiamo in avanti, possiamo, in teoria, passare. Vediamo. Ecco fatto, allora. Qua lo dobbiamo fare piano piano, pezzo per pezzo. Ecco qua. E tac, fatto, passaggio liberato. Andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. A parte un golem e un gargoyle. Ecco fatto. Ok, perfetto. Madrigaio ed incantatore. Ottimo. Quindi noi abbiamo... Beh dai, Felix in realtà è molto eclettico, diciamo, al momento con questo setup. Non è, diciamo, la sua ottima forma. Aspettiamo di trovare un altro d'aria e un altro di fuoco per iniziare poi a fare delle combo doppie, perché adesso, a parte acqua e terra, riusciamo a fare veramente poco. Ok. Facciamo crescita, vediamo cosa succede. Ah, mi dice dove andare, perfetto. Ok, ok, calmi tutti. Più che altro sono curioso di sapere se esiste un altro percorso, e probabilmente lo faremo dopo magari, per vedere se c'è un tesoro nascosto, che ne sappiamo. Intanto saliamo, seguiamo, ok. Mimic. Guarda, non ci scommettevo neanche, già sapevo che eri un Mimic, guarda. Non sono sorpreso, no, proprio mi dispiace. Proviamo freddo forte, quanto fa? Vediamo. Ok, con plasma, una sega. Ok, meteor colpo, ottimo. Forse perché il Mimic comunque è ottimo a resistere a questi tipi di danni. Ecco fatto. Un biglietto di gioco. Certo, non è il migliore dei premi, però. Vediamo. Secondo me è destra. No, ancora in alto. Vediamo ancora. Destra. Perfetto. Di sotto. No, sopra. Sopra ancora. No, un'altra volta a destra. Sopra. Ancora a destra, ma che palle. Siamo arrivati? Dai. Oh, e finalmente si va di sotto. Ok. Un oggetto che aumenta le statistiche o cura. Ah, la mazza arrugginita. Perfetto, questo è buono. Perfetto, questo lo accettiamo volentieri. Grazie. Oh, ma io sto finendo i pp, non vorrei dirlo. Siamo già a metà dei pp di Jenna. Minchia che pa... Quanto sta andando avanti sta parte? Madonna. Bello l'albero, sembra un Digimon. Rami mossi, allora aspetta. Vediamo se il fuoco, come penso, lo uccide. Ah, beh, fantastico. Meteor colpo. Ok, non l'ha ucciso, ma sicuramente gli abbiamo fatto un bel pochino di danno. Madonna, sto attacco è incredibile. Come animazione è bellissima. Soldi, come siamo messi? Beh dai, 125.000, mica male. Ok. Sopra? No, ancora a destra. Mi chiedo se abbia mai una fine questa parte. Secondo me ci sta prendendo un po' per il culo. Oh. Ah, però si... Aspetta. E a che cazzo è servito l'idolo allora? Scusami un attimo. Finalmente il serpente è sazio. Questa è l'occasione che aspettavo. Bello il serpente, tra l'altro. Che poi, serpente, è un dragone. Ti sconfiggerò prima della luna piena e salverò Kushinada. Avanti, guardiamo, vediamo di cosa sei fatto. Scaglie. Credo siano proprio le scaglie, sai, forse ci ho azzeccato. Che strano, non ha neanche reagito. Anche dopo l'acqua draga è ancora troppo forte. Non posso batterlo.
Ci pensiamo noi, va tranquillo. Prima però vorrei ricaricare i pippi di Jenna, però sai. Prima di affrontare il drago, sono un attimo ritornato qui. Voglio vedere se quelle sfere viola le possiamo attivare in qualche modo. Perché scusami, se mi hai fatto prima scalare, o meglio, se noi abbiamo prima scalato e mi apri queste porte, vuol dire che magari ci può essere d'aiuto. Non so se è d'aiuto, ma vedo dell'erba. Vediamo nell'altra porta. Siamo di sotto dove eravamo poco fa. Vediamo. Magari non c'è nulla, magari c'è un oggetto e niente più, Vediamo. Ciclone. Oh, ok. Questo era inatteso. Perfetto, bravo che sei salito di livello. E ok, rieccoci qua. Come ti sposti tu? Ah, ok, perfetto. Vediamo. No. Aspetta. Non ho ben capito dove devo andare, aspetta. Forse devo scendere di sotto di qua. Ok, sì. Perfetto. Ok. Di qua. Di qua. E infine di qua, perfetto. Forziere? Ok, c'è un altro idolo da... c'è sempre lo stesso idolo da mettere. Oh, ma in realtà ho fatto bene a tornare indietro. È stata la cosa giusta da fare, insomma. Perché no, tanto. Queste piante poi hanno un sacco di vita, più di quanto sembri, Sembrano due nemici delle balle così, invece. Ok, un altro idolo ancora, cioè sempre lo stesso, ma sempre un altro da mettere, perfetto. C'è un muro da scalare. Wow. Oh, ma prosegue che mica male. Prosegue mica male sta parte. Sembrava tutta una partita, tutta finita lì, Ok, vediamo di togliere l'erba qui attorno. Ok, non c'era nulla. Mettiamo l'idolo. Vediamo che cosa fai. Ok, mi sblocca la luce. Ah! Lo sapevo che quelle palle servivano a qualcosa allora. Ok, però non posso scendere. Lo dicevo io che servivano. E se no poi il drago, è ovvio, sarà troppo forte. Magari già così l'abbiamo indebolito tantissimo, Cioè magari non tantissimo, è una sfera su quattro, però. Hai capito il gimmickone, Ti fai la scala... che palle. Ti fai la scalatona della montagna. Poi nel momento in cui sei dentro... Se hai fatto la scalata, ottieni l'idolo per semplificarti la vita, Dio mio. Se non ce l'hai, ti attacchi al cazzo. Ti fai con attenzione una battaglia un po' più difficile. Ho fatto proprio bene a tornare indietro, veramente. Quelle sfere viola erano troppo messe lì per un motivo preciso. Era palese che servisse a fare qualcosa. Eccoci qua. Allora, tra l'altro mi rimangio quello che ho detto. Credo che cercherò di fare una combinazione già adesso fra i Digin, perché sennò, se siamo così stricted, non ne usciamo, a parer mio. Ok, altro altare. Ci devo salire sopra, devo togliere le foglie. Bastava uno, perfetto. Dunque, scendiamo di sotto. Dio mio, che caduta incredibile. Di nuovo, mettiamo l'idolo. Ecco qua. Si apre di nuovo la luce. Ok. Ed è la seconda sfera. Ma me ne manca una là in alto, Perché adesso sicuro, se noi sblocchiamo questa, si fa la terza sfera in basso. Esatto. Beh. E con l'ultimo dovremmo avere tutte e quattro le sfere accese, giusto?
voglia di... Ok, asceta, perfetto. Allora, non credo di dover fare più nulla qui. Cioè, nel senso, qua sotto. Facciamo un salvataggio. Usciamo da qui, cioè andiamo a riposare al villaggio. Nella speranza che non si sia resettato nulla. Proviamo a vedere se riesco a combinare i digin in qualche modo utile. Perché tutti i digin d'acqua su di lui sono buoni. Però Felix ha l'abilità di curare tutti da paladino, mentre lui cura singolarmente e mi viene scomodo. Allora, niente, visto quanti ne abbiamo al momento possiamo fare veramente poco, ma c'è una mezza combinazione che possiamo attuare. Possiamo lasciare Jenna così, possiamo cambiare Pierce con noi e noi con lei e lei con Pierce. Facciamo proprio a scalare in pratica. Allora, Pierce ci va un po' a perdere, 206 d'attacco, non è moltissimo. Però se facciamo cambio, in teoria, tutti e due dovrebbero beneficiarne. Gran Mago e Asceta, 229 d'attacco, 231. Non è molto per entrambi, però è meglio che nulla. Per esempio, lui adesso ha 80 tutta la squadra. Per carità, non è moltissimo, ma è meglio di nulla. Lei ha grande impatto, che, per carità, non si butta mia via. Lei ha ancora Meteor Colpo, perché non l'abbiamo toccata. Noi abbiamo Tributo e Super Salute, più eventualmente un'altra resurrezione, siamo a posto. Direi di fare solo un'ultima cosa, ovvero dare due fiale anche a Sara. Le noci le diamo a Pierce, così tutti almeno hanno qualcosa per curare. Dovremmo essere a posto. Iniziamo curando tutti quanti. Perfetto. E facciamo un attimo un giro avanti e indietro fino a che sia io che Jenna non siamo refullati. Tanto qua non dovrebbero apparire i nemici. Togliamo questo e questo qua. Così abbiamo già attivo Megara, possiamo boostarci già i punti d'attacco e iniziamo già a tirare mazzate. Forza dragone, a noi! Serpente, però vabbè, dettagli. D'accordo, allora, tu vai con Megara e tu prova ad abbassargli la difesa con la tua arma, vai! Megara! Megera, però Megara mi suona meglio, eh? Gioco? 223. Dai, non male. Bravissima Saretta. Meteor Colpo! 169, beh, non male. Poteva essere peggio. Bravo Pierce, ti prego fai un Megiddo. Ah, vabbè, non importa. Ci hai avvelenato? Ovviamente ci ha avvelenato. Allora, tu devi ancora recuperare, perfetto, quindi tu vai un attimo di cura, tu continua con Meteor Colpo. Tu? Ah no, ma ce l'avevamo grande impatto, so scemo io allora. Impatta tutti e tu? Cura dal veleno sta poverella. Perfetto. Meteor Colpo! 191, stiamo salendo piano piano, eh. Bastardo, si è curato, eh. Non sei l'unico che può curarsi, ricordatelo, stupido draghetto. Brava Sara, bravo Pierce. Allora, di nuovo, ora che pensi mi a te, eh? Tu, grande impatto a tutti, e tu? Vorrei vedere se l'acqua gli fa danno, ma ne dubito fortemente, quindi vai. Grande impatto. Perfetto. Ok, 209, iniziamo già. Che palle, basta! 91, già immaginavo. Perfetto. Allora, smettiamo di usare grande impatto con lei, perché adesso usiamo un'altra volta Megara, gli facciamo danno e prendiamo anche il boost d'attacco. Ma un Megiddo? Dai, su. Proviamo a vedere cosa vuol dire calmarlo, più che altro. E tu? Proviamo a paralizzarlo. Ok, 195, comunque non è male. Aia. Ok, no, non l'ha preso, perfetto. E non l'ha paralizzato, lo immaginavo, però. Ah, che male, povero Pierce. Allora, aspetta, super salutiamo tutti quanti, tu continua questo. Tu vai di nuovo di Megara e tu
Se riesci abbassagli un'altra volta la difesa, per favore. Vediamo. 239, perfetto. Ottimo. Meteor colpo. Dai, piano. Ai, ai, ai. Ah, Pierce è ancora vivo. Pierce è ancora vivo. Incredibile, tra l'altro. Perfetto. E si sono avvelenati proprio gli ultimi due. Maledizione. Allora, tu vai, tu. Non perdiamo il colpo. Tu. Non so cosa farti fare, sai? Non mi ricordo se siamo tutti già boostati al massimo e quindi ho paura di perdere un turno. Quindi vai di tornado e tu cura lei, che è quella più fragile. 120, 112. Non è molto, non è poco. Oh, che figo! Bello sto attacco. Ok. Megiddo, daje. Quanto? 600? Buono. Ai, che male. Ok, adesso con noi curiamo tutti quanti e Pierce si toglie il veleno. Allora, super salute. Meteor colpo. No, non mi serve di nuovo Megara. Proviamo con Turbo Rage per vedere quanto facciamo. E veleno curati. 93, un pelo poco, Lasciamo. Esatto, l'attacco a chi lo merita. Bravo Felix, valoroso. Qualcun altro? Asceta Pierce, perfetto. Perfetto. Sembra che il drago non stia benissimo, ma non sembra che stia per morire. Anche se il serpente è stato battuto non basta. Come hai fatto a finire lì che eri là in fondo te? Fermo serpente, lascia che ti dia la pace. E con questo la vita di Kushinada non è più in pericolo. Vi ringrazio sinceramente. Dove vai? Torno al villaggio, ovviamente. Vado a scopare. Oh, una lastra! Ma che bello! C'è un'iscrizione. Che tu che hai la forza della terra, posa le mani sulla pietra. Ti darò il potere di mescolarti alla terra e il potere della sa... Ah, no, non è un'evocazione! La forza della terra! Si riferisce a te, Felix! Forza, toccala! Felix tocca la pietra. Felix apprende sabbia. Oh, che bello. Proviamola subito allora. Perfetto, posso muovermi qui, non posso fare nient'altro però. D'accordo, e se usciamo dalla sabbia, ovviamente ne usciamo. Questo mi fa pensare che dovremmo tornare al deserto. Vabbè, ci arriveremo poi. Intanto, ritirata. Come non funziona? Ah, ok. Forse in quella stanza non potevo usarlo. Per qualche arcano motivo. Oh, non sto morendo. Sono solo stanco. Mi riposerò un momento. Se andate a Dizumo, dite a mia sorella che sto bene. E se provo a farti un'offerta? No? Sta cosa dell'offerta l'ha fatta una sola volta mia in tutto il gioco e poi non serve mai più. Direte a Kushinada che avete sconfitto il serpente, vero? Devo dire di sì o di no? Certo, questo è quello che è successo. E se gli dico di no? Vi prego, voi siete quelli che l'hanno sconfitto. Siete onesti e prendetevi il merito. Vabbè, allora le dico di sì. E vaffanculo. Volevo darti il merito. Vabbè, no, in realtà la leggenda, l'eroe. Sì, sì, sì. Allora, però, si sono messi a ballare tutti. Prima andiamo a riposare. Punto. Seconda cosa, vorrei provare sabbia là dentro, dove eravamo lì l'altra volta. Però, magari prima parliamo con Kushinada. Poi vediamo se succede qualcosa. Ok, non è qui. Vediamo se è qua dentro. Buongiorno. Salve. Sono apparsi dei guerrieri sul monte Mikage? Sì, dopo il ruggito del serpente sono apparsi i guerrieri. Allora non è stato Susa a sconfiggere il serpente, ma loro? Potrebbe essere.
Lady Cuscinada, ti prego, perdonami. Non importa chi ha sconfitto Serpente, mi preoccupo per Susa. Susa non è ancora tornata al Monte Mikage? È tornato al villaggio dopo la comparsa degli eroi. Sapeva della sconfitta del drago. Oh, Susa. Chi siete? Questa è casa mia e ho da fare, andate via subito. Che succede? Non c'è dubbio, sono loro gli eroi apparsi sul Monte Mikage. Siete voi che avete sconfitto il serpente? Allora siete stati voi. Scusatemi, siete benvenuti. Grazie. Chi siete? Io sono Kraten e lui è Felix. Lui è Pierce. Piacere. Io sono Jen e questa è Sara. Salve. Siamo in viaggio. Le nostre peregrinazioni sul mare orientale ci hanno portati qui. Siete scesi dal Monte Mikage. Cosa vi porta là? Per la nostra ricerca abbiamo bisogno di difenderci. Differenti psi energy. Per la nostra ricerca abbiamo bisogno di differenti psi energie. Psi energie? Vuoi dire tipo questo? Cos'è la psi energia? La psi energia è molte cose. Il potere di muovere oggetti con la mente, di curare. Tutto con la mente? Ditemi, è qualcosa del genere? Questo è il potere di cui parlavate? Quel potere? Lady Zume? Non è solo mio, anche Cuscinada e Susa lo possiedono. Questo è il nostro potere, anche voi avete qualcosa del genere. Ciò che facciamo, voi lo chiamate psinergia, anche voi potete farlo. Se già avete la psinergia, perché avete bisogno di questo potere? I loro poteri sono diversi dai nostri. Ci sono molte forme di psinergia. Oh, Susa, sei bene. Susa. Eccomi, arrivo. Non sono morto, tranquilli. Eccomi qua. Susa. Allora sei vivo, Susa? Sì, sono sopravvissuto e sono tornato da voi a casa. Grazie a loro. Felix, la nostra gratitudine per te e i tuoi amici è ancora più grande. Susa, hai parlato di differenti tipi di potere. Cosa intendevi? Posso solo descrivere ciò che ho visto, sorella mia. Chiedi a Felix. Ah, sì, la psinergia. Ho dedicato la mia vita al suo studio. Il potere della psinergia deriva dai quattro elementi di base: terra, fuoco, acqua e vento. Queste energie, fondamento dell'alchimia, vengono chiamate elementali. Non conoscete l'alchimia? I quattro elementi? Incredibile, sono il fondamento di Weyard. Tutta la materia deriva dall'alchimia della psinergia? Proprio così, tutto ciò che esiste è la combinazione di questi elementi. Significa che c'è un tipo di psinergia per ogni tipo di elemento. Esatto, Cuscinada, hai capito subito, brava. Il Monte Mikage era un luogo di grande potere della terra. I tuoi poteri sono basati su di essa. È vero, ma come lo sapevi? Kraten, il Monte Mikage è la roccia di Gaia, vero? Roccia di Gaia, il Monte Mikage è sacro per noi. Sì, ma ci sono molte montagne come Mikage attorno al mare orientale. Il Monte Mikage è una fonte del potere della terra, quindi deve essere la roccia di Gaia. Avete visto altre montagne come il nostro Monte Mikage? Sì, sembra che ognuna di queste rocce contenga un potere elementare differente. E voi siete alla ricerca del potere di questi elementi? E avete sconfitto il grande serpente di Mikage solo per questo motivo? Beh, no, anche per salvare lei. Ti sei impegnato per Cuscinada. Sei stato gentile ad aiutare Susa, Felix. Non starei dicendo che noi abbiamo sconfitto il serpente? È vero che abbiamo affrontato la creatura. Ma senza il potere di Susa la battaglia non sarebbe finita così felicemente. Cosa stai... Susa ha dato alla bestia molta acqua draga per indebolirla. Non avremmo mai potuto vincere se il mostro non fosse stato debilitato. E oddio! I quattro colpi di luce hanno fatto il loro effetto, però. Noi siamo riusciti solo perché Susa ha rischiato tutto per indebolire il drago. Susa, allora dopo tutto sei... No, io... Non dimentichiamoci che Susa ha dato il colpo di grazia. Esatto. Colpo di grazia. Ciò che ho fatto è stato solo colpire con... Portanubi. Non concordo. Hai
Hai indebolito il serpente, hai dato il colpo di grazia, sei stato essenziale. Quindi, Lady Uzume, non diresti che Susa merita una ricompensa per le sue azioni? Anche Felix è d'accordo, vero Felix? No. Anch'io. Di certo non combattevamo sperando in una ricompensa. Ci bastava prendere la nostra psicoenergia. Come vedete. Ora per noi è tempo di lasciare Izumo. Già, dobbiamo raggiungere Lemuria. Ci lasciate così presto? Abbiamo molta fretta. Un giorno dovrete tornare ad Izumo. Una volta terminata la missione, torneremo di certo. Eccellente, la prenderò come una promessa. Promessa? Oh, giurando di tornare ci assicureremo il successo della missione. Capisco, dobbiamo tutti promettere di tornare. Vi aspetteremo. È ora di andare. Addio! Un giorno io e Susa avremo un figlio e lo chiamerò Takeru. Quando andrà a dormire gli racconterò le storie delle vostre imprese. Grazie. Se avete tempo, perché non vi gustate i nostri festeggiamenti? Perché si è aperto il menù? Proviamo a dargli l'idolo. Ah, ma è possibile. Questa è davvero la bambola del Monte Mikage. L'avete trovata sul Monte Mikage? Ancora una volta vi sono debitrice e non so come ringraziarvi. Però forse ho qualcosa che vi piacerà avere. Oh, questo sì che è qualcosa che ci piacerebbe avere. Questo è il mio cucciolo, mi è molto caro. Non so come mai, ma sembra che riesca ad aumentare i miei poteri. Anche se mi dispiace separarmene, vorrei che lo prendeste voi, vi aiuterà. Felix e i suoi amici si prenderanno cura di te d'ora in poi. Va bene, signora. Pam 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 pam. Vi prego, accettate questo dono. Tu sei, vediamo adesso come ti chiami. Legna. Secondo me fa un colpo bello forte. Con questa bambola potrò esplorare da sola il Monte Mikage. Sii prudente, Felix. Grazie, signora. Legna, lo diamo a lui e lo piazziamo per apprendere più PP e più PS. Beh, niente di che. Vabbè. Meglio di nulla, no? Di certo sapete che si dice che io ho sconfitto il serpente. Non lasciatemi tutta la gloria. Vabbè. Oh, perfetto, ci siamo liberati uno slot e soprattutto abbiamo ottenuto un Digin. Felix, aspetta, vuole darci la spada? Mi turba lasciarti andare così. Ti devo molto, ma non sapevo come ringraziarti. Poi ho avuto un'idea. Tu sei un guerriero e i guerrieri servono armi, sei d'accordo? Non è qualcosa che possiedo, ma è una storia che forse ti servirà. Molto tempo fa, il grande serpente di Mikage dormiva con il corpo nel fiume. Sul fiume. Dove si posava la sua coda, là giaceva... Dove si posava la sua coda, là giaceva il portanubi. Così dice la storia. Il serpente era il custode della spada, ma la perse secoli fa. Credo che dovresti visitare di nuovo la tana del drago. Ho lasciato qualcosa per te, come ringraziamento. Cioè, aspetta. Tu hai lasciato là la spada e non me la potevi dare prima. Ho detto ciò che dovevo dire. Ora torno da Kushinada. Vado a scopa... No! Spero che la tua missione abbia successo. Cioè, pensa a te. Ti regalo la spada, però te la devi andare a pigliare. Ma vaffanculo.